Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio di Life, una serie che state seguendo in tantissimi e che vi piace un sacco, vi vedo anche tanto attivi. Allora, oggi è martedì e se non erro anche per il nostro Lorenzo dovrebbe essere martedì, diciamo che le puntate di Life di questa settimana usciranno martedì, cioè oggi, e sabato. Sì, perché giovedì uscirà il primo episodio invece di Speed Build, quindi che sono molto contento e spero che vi piaccia un sacco. Allora, innanzitutto siamo in questa schermata perché volevo farvi vedere che ho rimodernato, di qui si vede un po' di più, ho diciamo aggiustato un po' tutto il quartiere mettendolo nello stesso stile. Ora, quando saremo dentro, vi faccio vedere anche meglio proprio quanto è carino. Mi sembra un po' tipo il quartiere di Desperate Housewife, non so se voi vedevate quella serie di 8 stagioni, una più bella dell'altra. Io ero innamorato, l'ho seguita tutta. Intanto bevo perché ho un po' di mal di gola come al solito. Allora, volevo farvi vedere appunto un attimo il quartiere e poi ci buttiamo subito in gioco. Allora, direi di mettere, ok, questa luce e di mettere il tetto. Come potete vedere da questo quartiere, ho cambiato completamente l'estetica di questa casa da fuori. Ora, in base alla luce, il contorno del tetto della nostra casa risulta luminescente. Infatti, se cambio lo diventa, se non erro, questo. O comunque, vabbè. Comunque, come potete vedere, sono 3 case rosa e 2 case blu. La nostra è quella dei sogni d'oro. Questa, qui ci sono gli sventura, qui ci sono i caliente e qui ci sono amici per sempre. Quindi la nostra vicina Summer Holiday. Quindi questo quartiere mi piace davvero un sacco. Mi sa che è notte. Infatti il nostro Lorenzo dovrebbe dormire. Vediamo che cosa sta facendo. Allora, facciamolo dormire al volo, anche perché poi oggi è, sì, martedì, appunto, anche qui, quindi nel gioco sarà mercoledì. Come vedete la velocità va tranquillamente, cioè proprio non ci sono problemi. E io direi che ora che si sveglia gli facciamo servire la cena, no, cucinare un bel, vediamo, ancora macedonia di frutta formato festa, perché il nostro appunto Lorenzo ha bisogno di dover cucinare il cibo per essere promosso. Altra cosa, mi è stato consigliato e me ne ero dimenticato di mettere appunto, a parte che qua abbiamo il recipiente, perché? Non si sa, lo mettiamo fuori. E questo è il nostro cestello del nostro incontro con Summer Holiday. Allora, il nostro Lorenzo, la sua bella cucina. A parte che poi quando verremo promossi, che ci danno quei 3 banconi favolosi, rimoderniamo la cucina. Andiamo avanti, ecco l'anguria, ecco le mele. Sperando che non si taglia il dito. Qui come siamo? 50%. Lui è un po' incapace ancora, ragazzi. Beh dai, almeno al 75% dovrebbe salire. Che cavolo. Oh, un po' ah no, completato, favoloso. Voilà. È un po' triste, è un po' di... No, bugia. È felice, arredamento gradevole. Grazie tesoro che mi fai anche tu i complimenti. Allora, mangia subitissimo. Ah, osserva. Vogliamo mettere l'aura emotiva? Sarà flirtante. Giustamente, è il, diciamo, l'appuntamento romantico. Io per ora la terrei attiva. Mi piace che lui sia romantico. E direi poi subito di usare il gabinetto, il WC, e di fare la doccia riflessiva, se non erro, sì, per essere ispirato. Poi, dato che sono le 5, se facciamo in tempo, dato che andiamo a lavorare alle 16, tipo alle 4 del pomeriggio, io direi di andare a far visita agli Sventura, così vediamo anche la loro casetta, conosciamo Luana, dato che tra l'altro mi sa che ha partorito, visto che ha partorito, e in più noi già conosciamo Calogero Sventura, che vorrei diventare amico un po' con tutti i... ma lui è nudo? Ah no, si è vestito. Questo abito l'abbiamo già visto. Cambiamo. Quotidiano 3. Vediamo.
se esce qualcosa di nuovo oppure già visto. Mi sa che questo ancora non l'avevamo visto. Allora, sono le 7:20. Qui già c'è gente che va girando come se non ci fosse un domani. E io direi di visitare Visita Calogero Sventura da solo. Assolutamente. Non ci portiamo Summer questa volta, perché vorrei conoscere Luana. Anche i figli, visto che ci siamo, però principalmente Luana. Tra l'altro, come vi dicevo, ha partorito. E mentre in The Sims 2 era un uomo, qui era un maschietto. Ho visto che è una femminuccia, se non erro l'ha chiamata Silvia Sventura. Eccoci qui. Questa casetta, devo dire che dall'esterno mi piace un sacco. Bussiamo alla porta. La porta, vedete questa cosa quanto mi piace? L'ho fatta un po' simile a quella che c'era in The Sims 2, ma neanche più di tanto. Metto pausa, ve la faccio vedere. Come potete vedere, qui c'è la camera da letto, com'era la stanza dei due bambini, che sinceramente l'ho fatta, secondo me, molto più carina. E qui c'è la culla con, non si sa come si chiama, il bagno che ho messo qui, perché non c'entrava in lunghezza, ma comunque è molto modico, diciamo. Poi la cucina, che era più o meno sul rosa, l'ho messa con i banconi fucsia, favoloso, un tavolo per tre, e la zona appunto soggiorno. Dietro c'è quella maledettissima piscina che fece morire Calogero Sventura. Qui c'è una a distruggisi, perché quando l'ho salvata io effettivamente stavo giocando con questa famiglia, avevo fatto morire Calogero Sventura, quindi io direi poi di distruggerla. Ricordiamoci. E niente, poi ve la metto magari a fine episodio, spero di ricordarmelo mentre ancora sto registrando. Presentazione amichevole e poi impara a conoscere, così conosciamo anche Luana Sventura che appare tra le nostre conoscenze e cerchiamo di diventarci anche un po' amici. Dicevo, spero che per fine episodio riesco a chiedi della carriera, vediamo se lavorano. Fai un'imitazione. Rallegra. No, noi dobbiamo fare amicizia con Luana, quindi parla dei sogni. I figli non ci sono perché effettivamente sono a scuola. Che carino Calogero con la bimba. Spettegola. Ma c'è il nome di questa bambina? Se non erro si chiama Silvia. Racconta una barzelletta insieme. Discuti delle zone di pesca. Racconta una storia sensazionale. Aumenterei. È carina questa casa, cioè molto rispetto alle altre che le ho decorate molto di più, le ho proprio fatte belline. Qui ho utilizzato effettivamente i soldi che ci aveva la famiglia. Andiamo un attimo in galleria, così magari la mia biblioteca, Lotti. Dove siamo? Casa, casa, casa. Eccola qui, Casa Sventura. Infatti, ragazzi, è una starter. Vale 18.494, quindi potete benissimo giocarci come volete, come potete vedere anche per una famiglia, perché ci sono 4 addirittura posti letto. Niente, solito Life Daniele Danzu. Daniele Danzu. È molto carina, questa casa, quindi io la condivido in galleria e spero che la scarichiate e che vi piaccia e che la utilizzate nel vostro gioco. Come vedete, l'ho appena condivisa, quindi la trovate. Ma te la smetti di interloquire con la bambina? Spettegola sui vicini, insulta la casa, ma no. Fai un'imitazione. A noi ci piacciono i complimenti, ci piace fare amicizia. Poi sul litigare ci pensiamo. Io avevo intenzione tipo di crearmi come inimicizia Catrina Caliente, la mamma delle Caliente. Mentre con le Caliente vediamo un attimo cosa succede. È buffa. Tra di loro purtroppo non c'è. Complimenta la casa ancora. Tra lei e Calogero purtroppo non c'è un rapporto. Ma dove va? Oddio, è andata al lavoro. La tristissima Luana Sventura. Lui che figo è. Favoloso. Lui lavora? L'avevamo già chiesto. Boh, Adla. Vediamo. Ah, sì, disoccupato. È un padre casalingo. Rallegra.
Proponi un piano folle. Vantati della famiglia. Barzelletta toc toc. Solite, diciamo. Abbraccia, magari ce lo facciamo diventare amico. Parla dei sogni. E ancora racconta una storia sensazionale. Vantati della famiglia. Che non ce l'abbiamo, ma io lo faccio sempre, vantarmi della famiglia. Velocizziamo. Oggi voglio andare anche al lavoro, proprio con voi. Descrivi la nuova idea. Parla dei sogni. E mi sa che siamo diventati amici. Sì. Tra l'altro vorrei organizzare, penso... Allora, o andiamo nuovamente a cena, magari questa volta ci andiamo con gli Sventura, perché il nostro Emanuele ci ha cambiato appunto quel ristorante di pesce, vi ricordate, che poi vi voglio far vedere nel, magari nel prossimo episodio, quindi magari ce li portiamo a cena, i nostri nuovi amici. Scatta una foto insieme. Voilà. Ma il nostro migliore amico è Darren, eh? Buoni amici, dobbiamo farlo diventare anche migliore amico. Quindi, Calogero, sei bellino, sei caruccio, sei simpatico, ma sei anche un po' sfigatello. E quindi, comunque, il nostro primo amico è stato Darren, quindi sarà lui il nostro migliore amico. Ma con te ci vogliamo fare una bella amicizia. Magari fondiamo un club, vediamo un attimo. Vorrei anche organizzare una festa a casa. Un sacco di cose da fare. Anzi, ditemi voi. Allora, nel prossimo episodio andiamo di nuovo a cena, magari questa volta con la famiglia Sventura. Organizzo una festa in casa dove potrei invitare i Sogni d'Oro, tutto il vicinato, diciamo, a parte ovviamente le Caliente, che ancora non le conosco e che penso che Summer non voglia che le conosciamo. Oppure, non lo so, vogliamo creare un club con questi con questo vicinato, anche se sono un po' troppi, magari soli uomini, non lo so. Vediamo un po'. Consigliatemi anche voi. La bimba piange. E sinceramente non è il nostro compito, mio caro, ma è il tuo compito. Quindi io direi di romantico. Si dice single, ma mi sa che già lo sappiamo. Giovane adulto. L'altro tratto non lo sa. Ehi, qualcuno ha scaricato già Casa Sventura. Favoloso. E beh, poi costa 18.000, quindi una starter. Vedrete che sarà una tra le più scaricate. Niente, se n'è andato. Quindi io direi che ce ne torniamo a casa. Dai, è carina come casa. Poi se già ci levate tipo tutta sta zona, che sinceramente l'ho messa solo di come si dice, di abbellimento, proprio perché faceva parte di The Sims 2, guadagnereste anche dei soldini da poter utilizzare per migliorarla ancora la casa. Mi sentite bere sicuramente perché non ho alzato il microfono, ma va bene così. E ci prepariamo per andare al lavoro, quindi mi sa sono le 11.36. oddio, manca ancora un po' di tempo per il lavoro. Vediamo cosa dobbiamo fare. Fame. Fame, fame, fame. Quindi, senti, secondo me... E infatti, puoi mangiare... Prendi una porzione, mio caro. E magari ti vai a guardare... un po' di canale... di cucina, così aumenti... anche l'abilità di cucina, dato che... come abilità abbiamo comicità 2, carisma 4, cucina 2, forma fisica 1. Quindi... Ehi, Summer! Ti va un appuntamento a pranzo qui? Dai, come faccio a rifiutare? Bisogna andare per forza, ragazzi. Cioè, proprio senza ombra di dubbio. Non c'è proprio dubbio. Andiamo, magari durerà un po' di più questo episodio, ma chissene. E niente, andiamo a vedere già com'è il peliper pescatore di Emanuele. Che ce l'ha modificato. Quindi lo stesso ristorante dell'altra volta... Dobbiamo fare un appuntamento, tanto era anche da, come si dice, da aspirazione, dovevamo farlo, quindi stavo pensando di chiamarla per passarci un po' di tempo insieme finché non dovevamo andare al lavoro. E mettiamo subito, come minchia si è vestito, cioè che poi è colpa mia, l'ho vestito io, questa ancora non l'avevamo visto. Beh, un po' grezzino, un po' tamarraid, ma carinissimo. Tutto scaricato ovviamente, favolosamente, tranne le scarpe. Allora... Questo è il nuovo ristorante, cambiano i colori, è diventato molto più colorato, vedete la sala, vedete il tutto, si vede che è un ristorante di pesce perché c'è appunto nell'insegna e nelle, diciamo, decorazioni, c'è sempre una Kim, Spencer Kim, la Lewis, eccetera, eccetera, anzi ce ne sono due, c'è anche Vivian, Lewis, e chi è che è qui?
Dennis Kim. Ah, mi sa che è proprio di a conduzione familiare questo posto. Sì, chef, anziana e direttrice di sala. Perfetto. Prenotiamo un tavolo. Chiedi un tavolo, magari ci metterà in questo. Sarebbe carino. Chi abbiamo? Abbiamo sempre i Bartolini. In grande, loro mangiano sempre qui, sono clienti fissi. E poi Giulio De Angelis e Maria Fabbri. Ovviamente, quando ho cancellato tutte le famiglie, The Sims ne crea tante altre. Però le cancello perché nei rapporti vorrei solo gente che effettivamente esiste. C'è la nostra Darlene, la nostra amica. Ovviamente ci hanno messo qui. Vediamo un attimo se il. Sì, tesoro, ecco il tavolo, buon appetito. Grazie tesoro. Ma effettivamente non è un appuntamento questo? Romantico, chiedi di diventare. No, chiedi un appuntamento, così lo facciamo diventare un appuntamento. Cara. No, dai, ma sei scemo. Qui, sempre al peli per pescatore. Così facciamo appuntamento mentre pranziamo. Allora, chiedi un tavolo, l'abbiamo chiesto. L'abbiamo chiesto. L'abbiamo già chiesto, aiuto! Come si fa? Lascia il tavolo? Eh no, lo dobbiamo fare per bene. Ok, chiedi un tavolo. Dai. No, ce l'hanno. Io sto andando veloce perché. Ce l'hanno fregato. Secondo me ci danno un altro tavolo di quelli tipo enormi, proprio da appuntamento. Questo era favoloso, però non mi dava questo. Ordino cibo per te e il sim accompagnatore. Me lo dai, sto cazzarolità. Vado veloce, ragazzi, come se non ci fosse un domani. Summer si è già seduta. È tutto un po'. Romantico. Ma che fa? Non mi dire che se ne va, la uccido, tipo. Siediti insieme, tesoro. Dobbiamo anche ordinare? Ordina per il tavolo, innanzitutto. E qui il tempo passa, eh. Che casino, mi sono un attimo. Allora, non badiamo a spese. Buio e tempestoso. Succo con ghiaccio, polpa e arancia. Mi piace un sacco e lo ordiniamo per tutti e due. Da mangiare dobbiamo ordinare qualcosa di pesce. Zuppa di vongole per lei. E aragosta alla termidoro per lui. O tortellini all'aragosta. Vai, tortellini all'aragosta per lui. Ci piace, 54. Abbiamo ordinato? No, però ci siamo riusciti. Fai conversazioni profonde, amichevole. Conversazione profonda. Tesoro, però se ti vieni a sedere al tavolo, forza. Chiacchiera dei valori della proprietà e ancora conversazioni profonde. Se dovesse, ragazzi, se dovesse andare al lavoro è un bel problema, tra 48 minuti tra l'altro. Allora, o non ci va, cioè ci prendiamo un ulteriore giorno di vacanza, dai, 2 giorni disponibili. Però dobbiamo fare questo appuntamento, ragazzi, cioè. A velocità 2, scambia impressioni sul cibo, tesoro, e se non ci arriva, battuta di abbordaggio, romantico, chiedi se è single, ma sarà single sicuramente. Complimentati per l'aspetto. Che carina! Ormai è deciso, che lei sarà la nostra fidanzata. Eccolo qui. Salta il lavoro, prendi ferie pagate. Ulteriori ferie pagate, ce le stiamo sfruttando tutte. Io che le ferie non le uso mai. Ecco quanto ho ordinato, buon appetito. Allora, come si fa a scambiare impressioni sul cibo? Diventami discuti della discussione. No. Vedi. Non c'è, ragazzi. Come si fa? Termina. No. Oh, signore. Come si fa? Aspetta, vediamo. Clicca sul tasto Sim accompagnatore mentre mangi e discuti del cibo tra le interazioni amichevole.
Interazione. Chiedi delle. Dov'è? Dov'è? Oddio, discuti. Dai consigli sulle relazioni. Chiedi di essere solo amici, no? Ma come? Ah, ecco. Discuti. Vediamo. C'erano effettivamente. Entusiasmati per il pasto. Lei è amica forse anche di Calogero. Altre scelte, vediamo. Rivela un segreto. No. Discuti della struttura dei sapori. Argento, no. Se riusciamo ad avere oro sarebbe favoloso. E ci stiamo riuscendo alla grande, secondo me. Entusiasmati per il pasto. Magari un altro bacettino. Complimentati per l'aspetto. Vai, tesoro, finisci di mangiare in velocità. Flirta con il accompagnatore. E secondo me potremmo anche chiedere di diventare la fidanzata, ragazzi. Ci sta. Tanto il secondo appuntamento l'abbiamo avuto. In love, proprio romantici noi. Zan, zan, zan. Accettato, favola. Brava Summer. Secondo me la prima parte dell'aspirazione l'abbiamo ampiamente superata. Diciamo, fai il bacio a mano e bacio appassionato. Diciamo che abbiamo unito le aspirazioni. Siamo andati a conoscere gli Sventura. Abbiamo completato questa prima fase della, come si dice, dell'aspirazione. Tanto voglio dire, vai a due appuntamenti. Credo che appena finirà. Che cosa è questo? Fidanzati ufficialmente con. Ah, dovrei chiedergli la mano forse. Oh, proponi le nozze, favoloso. Offri una rosa, va. Vediamo sta rosa. C'è qualcuno che vogliamo conoscere? Ma in effetti qua c'è ancora Clara Bürksen, che però è nostra collega, se non erro. Quindi se riuscissimo ad andare al lavoro potremmo fare amicizia. Andiamo in bagno. Andiamo. Ecco, pietra miliare completata. Hai completato l'appuntamento, guadagnato oro, quindi io credo, scusate un attimo, perché se abbiamo il premio di nuovo. Ah no, non posso cazzarola usarlo, lo dobbiamo fare a casa. Quindi io tornerei. Eccola Katrina, lei la dobbiamo conoscere. Presentazione scortese e vai a cagare. Mi sta profondamente sui maroni, ragazzi. Ve lo dico proprio apertamente. Proprio non mi piace. Io speravo che l'aggiunta di una caliente. Vedi, se la fa con questo che dovrebbe essere anche fidanzato, tra l'altro. L'aggiunta di una caliente, che a me piacciono un sacco le caliente, dovesse essere una figata, invece lei mi sta profondamente sui marron glacé. Cioè, proprio hashtag mi stai sui coglioni. Non c'è proprio nulla da fare. Quindi ce la puoi fare? Presentazione scotta. La cogliona proprio. Ciao, niente, tornatene a casa che Summer se n'è andata a fare a quel paese. Fidanzata, colleghi, vicini, solo buoni amici. No, diventeremo. Ma te ne vai a casa? Ah, finalmente. E niente ragazzi, allora tornandoci a casa, io cosa vi posso dire? Che spero vi sia piaciuto questo episodio. Io penso che registrerò subito un nuovo episodio, sicuramente, perché nel weekend sarò fuori per un po' di giorni, quindi mi voglio portare avanti e non vi voglio poi far aspettare, ma sabato voglio che voi troviate il nuovo episodio. Quindi niente ragazzi, vi mando un bacio e vi aspetto alla prossima puntata dal vostro Daniele Danzu. Ciao a tutti!